Oggi ci occupiamo di un argomento di estrema attualità che interessa in termini diretti o indiretti l'ambiente. Parleremo di organismi geneticamente modificati e di biotecnologie in termini generali, questioni sulle quali vi sono ancora molte divergenze fra gli stessi scienziati. L'Unione Europea si è occupata evidentemente di questo settore. Vediamo nella puntata di oggi alcuni elementi generali di questa sfera di interesse e che cosa l'Unione Europea sta facendo. Il nostro pianeta è abitato oggi da oltre 6 miliardi di abitanti, una cifra destinata ad aumentare di 77 milioni l'anno. L'Organizzazione delle Nazioni Unite prevede che entro il 2050 la popolazione mondiale supererà i 9 miliardi e 300 milioni. Il maggiore incremento demografico si avrà nei paesi in via di sviluppo, dove attualmente oltre 1 miliardo e 200 milioni di persone, soprattutto donne e bambini, vivono in condizioni di estrema povertà. Far fronte ai problemi determinati da un simile incremento di popolazione pone ai leader a livello mondiale sfide di carattere sociale ed ambientale non meno pesanti di quelle determinate dai bisogni alimentari. Le scienze naturali e la biotecnologia sono strumento di fondamentale importanza nell'individuare soluzioni necessarie per alimentare la popolazione mondiale. La scienza indica che le nuove tecniche della biotecnologia presentano un rilevante potenziale per produzioni alimentari di qualità, garantendo al tempo stesso benefici ambientali. Progressi nelle biotecnologie possono pure condurre a maggiori benefici nella cura della salute, con la produzione in grandi quantità di medicinali meno costosi e più sicuri. Anche medicine personalizzate e ad effetto preventivo basate su condizioni genetiche conosciute e trattamenti medici innovativi si collocano nei nuovi orizzonti offerti dalle moderne tecniche della biotecnologia. Nonostante i vantaggi che la scienza e gli esperti ci presentano, il soggetto biotecnologia, ed in particolare gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, sollevano molte preoccupazioni in vaste fasce dell'opinione pubblica in merito alla salute umana ed all'ambiente. La sensibilità rispetto a tale tema evidenzia, e non potrebbe essere altrimenti, la necessità di una responsabile politica a livello di Unione Europea, oltre che mondiale, per assicurare che gli interrogativi in materia siano affrontati in profondità e con alto senso di responsabilità. È necessario dare alla gente certezze in merito alla tutela della salute ed alla protezione ambientale. L'Unione Europea si è presa a cuore da tempo queste preoccupazioni e problematiche e fin dall'inizio degli anni 90 ha prodotto norme in materia. Si tratta di norme di varia natura che riguardano l'utilizzo, la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati ed altri prodotti ed alimenti contenenti tali organismi. Le norme comunitarie sono destinate alla tutela sia della salute umana sia dell'ambiente. Atto comunitario di base in tale settore è costituito dalla direttiva numero 18 del 12 marzo 2001, cui hanno fatto seguito nuove norme riguardanti l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. La direttiva prevede una lunga serie di condizioni e prescrizioni che debbono essere osservate per l'immissione deliberata nell'ambiente di OGM e indica precise prescrizioni per informare il pubblico in merito. Le norme comunitarie che abbiamo citato e molte altre ancora riguardano evidentemente aspetti di indirizzo molto importanti, ma poi sono soprattutto gli Stati membri nell'ambito delle loro competenze che devono attivarsi. Noi ci rivedremo domani per il consueto editoriale della domenica.